Buonasera, buonasera blenderisti, ben arrivati. Questa sera abbiamo al Blender Italia Live, abbiamo come ospite Martino Mero. Ciao Martino. Ciao, Ciao buonasera. Martino. Ciao, E buonasera, buonasera a tutti. naturalmente Francesco Andresciani. Ciao Francesco, ciao caro. Ciao, ciao. Bene. Allora, questa sera abbiamo invitato Martino Mero. Martino Mero è un ragazzo, d'accordo, che fa praticamente dei video, d'accordo, dove spiega ai suoi coetanei come con Blender riuscire a cambiare, per esempio, delle figure di Fortnite per poterle personalizzare in screenshot da utilizzare a destra, a sinistra, secondo quello che loro vogliono fare. Martino, parlaci un po' di te. Allora, questa passione Come per Blender. allora, io gioco a Fortnite, appunto, come ha detto lui, e durante il lockdown era l'unico modo con cui potevo contattarmi con i miei amici. Durante il lockdown ci hanno dato pochi compiti, quindi avevo abbastanza molto tempo libero e quindi mi sono messo a fare dei video su un canale YouTube. E oltre al video facevo anche delle copertine del video. Queste copertine non mi venivano molto bene. Quindi ho cercato su YouTube altri video in generale di Fortnite e ho visto che le loro copertine erano speciali, diciamo. Quindi Erano personalizzate in pratica, sì, avevano. i personaggi del videogioco facevano una cosa speciale. E mi Come sono chiesto, davvero? tipo, avevano in mano una coppa o una tastiera o avevano il controller e mi chiedevo come facessero a fare queste schermate. Mi sono chiesto se le disegnavano oppure se appunto usavano un programma 3D. Quindi ho cercato su Google, ho cercato 3D Fortnite Thumbnails, che sarebbero, ho scoperto che queste copertine qua si chiamano 3D Fortnite Thumbnails. Quindi ho cercato e ho visto che la maggior parte delle persone usava Blender e così ho provato a installarlo anch'io. All'inizio era molto difficile. Quindi stavo per abbandonarlo. Ma Poi. dentro in questa community hai trovato l'indicazione per Blender in pratica. Sì. Quindi lo hai scaricato, lo hai provato e chiaramente non essendo facile un po' per tutti, hai capito che insomma dovevi darci sotto. Sì, ho visto vari tutorial. All'inizio avevo un problema con l'interfaccia, ma poi sono riuscito a sistemarlo. Bravo, mai abbattersi, noi lo diciamo pure a tanti blenderisti o comunque amici che approcciano a Blender. E chiaramente il primo scoglio, come hai detto tu, chiaramente è l'interfaccia. Bisogna darci sotto, bisogna studiarla, impararla, un po' anche a memoria, meccanicamente, però poi si ha la libertà, no, Martino? Sì, E quindi. e quindi ho iniziato prima con importare le skin dei personaggi. Ah, no, all'inizio ho trovato questo tutorial fatto veramente molto bene, dove metteva anche un link in descrizione dove c'è questo archivio di personaggi, dove ci sono tutti i personaggi, tutti gli sfondi, le armi, i veicoli, praticamente tutto. Così ho provato a scaricare un personaggio e ho provato a importarlo. All'inizio facevo con Open e quindi molto dopo ho scoperto che aprivo un progetto e quindi ho incominciato a fare con Append e mi sono trovato molto meglio con Append. Sì, perché Perché portavi dentro solo quello che ti interessava, no? sì, se no portavo già il progetto fatto di. Portavo dentro al progetto, all'attuale progetto, un progetto già fatto. Sì. Quindi ho dovuto riscaricare il personaggio e eliminare quello, e importare quel personaggio che avevo appena scaricato perché l'altro era già rovinato, Martino, rovinato, sì. costruito. Martino, posso fare? Tu avevi già utilizzato altri programmi simili a Blender, di No, altri tipi? prima È la prima volta. volta che utilizzi il 3D, insomma, a Sì. parte il videogioco, insomma. Sì. E quindi è la tua primissima esperienza. Bene, comunque sappi che ci sono passati molti nello sbattere contro Blender e avere anche la tentazione di cancellarlo. Io l'ho disinstallato 5-6 volte prima di iniziare a impararlo. E così avevo fatto con Fortnite. Mi riprometto di installarlo e provarci anch'io. Sono curioso di vedere come è fatto.
Quindi in pratica hai poi deciso, lavorando, imparando, ad aprire il tuo canale, no? Il tuo canale YouTube. Sì, sì. L'avevo già aperto un anno fa, ma ho fatto solo un video. Mm-hmm. E poi ci hanno dato una marea di compiti, quindi ho smesso. Sì, prima di tutti i compiti, chiaramente. Quello è fondamentale. Sì, quindi avrei cominciato il lockdown, durante il lockdown. Bene. Non sei stato le mani in mano. Questo bisogna... Bisogna dare atto del fatto che sei stato bravo e anziché, insomma, impiegare il tuo tempo in maniera diversa, magari giocando a Fortnite, invece ti sei dato da fare imparando una cosa utile, sempre basato sulla passione, no? Magari per Fortnite. Questo è veramente una cosa buona che hai fatto. E sicuramente ti tornerà utile in futuro. Cosa pensi di Blender in generale? Ti piace come software? Sì. Secondo me c'è un... Ovviamente io sono ancora alle basi, quindi non so se è un effettivo problema. Comunque, per fare le inquadrature della camera, mi sono chiesto se per forza bisogna usare la camera. Mi sentite, giusto? Sì, sì, ti sentiamo. Ok, no, perché avevo visto l'immagine bloccata. Se bisogna per forza usare la camera, oppure muoversi e trovare l'inquadratura che vuoi muovendoti e dire in qualche modo a Blender quella è l'inquadratura che voglio. Control Alt 0 del tastierino numerico, tu ti metti dove ti piace, Control Alt 0. Sì, sono tutte cose che si imparano strada facendo, infatti anche io le cose sono proprio iniziate così, perché dicevo, vedi questa cosa, questa domanda che tu ti sei posta, no? Quando tu magari farai un tutorial su come fare questo per realizzare questo personaggio, ecco, ti ricorderai che hai avuto questo problema e quindi ti sarà più facile trasmetterlo agli altri. Immaginati appunto i problemi che hai avuto tu e li potrai, diciamo, risolvere già per gli altri, perché lo stesso problema che hai tu ce l'avranno anche gli altri. Certo. Alessandro, ci sei ancora? Ti vedo congelato. Mi sa che abbiamo perso Alessandro. Tu mi sei... Io sì. Vabbè, adesso si ricollegherà. No, che abbiamo, devi sapere Martino, non so se te l'avevamo già detto prima, in questo momento c'è anche il corso di Malisan e quindi magari ci sono dei problemi di banda, lui ha la fibra, però magari a volte ci sono degli sbalzi. E allora, guardiamo un attimo se c'è qualche... commento. Ecco, c'è Fabio Denaro che ci chiede qual è il nome del tuo canale, oppure se ci puoi addirittura dare il link. Il mio nome è Martino Omero. Martino Omero, vediamo se lo troviamo, così metto il link. Provo. In questo momento dovrebbe avere 35 iscritti. Allora, sì, sei proprio all'inizio, insomma. Sì. Comunque, come ti dicevo prima, con la costanza, non bisogna avere fretta, e tu poi sei giovanissimo, anzi, vuoi dire quanti anni hai? Ho 11 anni. 11 anni. E vivo in Friuli, Venezia Giulia. Allora, adesso ho trovato il link al tuo canale e lo metto nella chat. Così chi lo vuole vedere, anzi, vi invito tutti ad iscrivervi, perché... Martino, sei davvero bravo. Grazie. Ecco. Alessandro, ci siamo persi Alessandro. Allora, intanto provo a mandargli un messaggio a vedere cosa è successo. Ecco. Alessandro? Ti sentiamo con la voce. Ti sentiamo con la voce da Paperino. Questo è un altro difetto che abbiamo riscontrato, di solito lo riscontriamo nella prediretta, no? Che a volte quando ci si collega si sente la voce tipo da Paperino, allora uno esce e si ricollega. Adesso a brevissimo vedrete che ritorna. Bene, dimmi una cosa, dammi qualche informazione sul Fortnite, spiegami. Sì, adesso. Bentornato. Sì, adesso ho avuto un problema con il computer, un riavvio di Windows maledetto. Allora, Martino, la regola numero uno
è non fidarti, no, non posso parlare male, però posso parlare bene. Bisogna utilizzare il NEC. Ecco. No, dai, Francesco. Sì, io utilizzo. Hai visto? Ecco, posto. Bene, bene, ottimo. E poi, allora, punto uno. Punto due, no, vabbè, questo magari è più da aspettando mezzanotte, però adesso a scuola le utilizzate già le calcolatrici, vero? Non, cioè, ve le fanno usare? No, no, ancora no. Vabbè, arriverà il giorno che potrete usare le calcolatrici, allora adesso potete lo manderò in privato, la calcolatrice, bisogna usare quella annotazione polacca. Adesso un giorno ti spiegherò come si fa. Mm-hmm. Alessandro si è congelato un'altra volta e non può ribattere, quindi posso dire tutto quello che mi pare. Nel frattempo, Francesco, io un attimo che sto... Stasera un po' così, perché abbiamo questa sovrapposizione con col corso e poi Martino, questa sì, noi è già da saranno circa un paio di mesi da quando abbiamo iniziato a fare queste dirette e questa sarebbe un po' è l'ultima sera e poi facciamo una pausa estiva. Quindi siamo un po' in aria di vacanza. Dimmi una cosa, scuola, tu mi stai dicendo che vai quest'anno inizierai la seconda media, Covid permettendo, chissà cosa, come sarà la scuola. Come l'avete vissuta? Come l'avete vissuta questa... Ci hanno dato tantissimi compiti, quindi ero molto libero. È stata una vacanza, insomma, un po'. È stato, ma... ma come è stato? Cioè, eri chiuso in casa e l'unico modo per parlare con gli altri è stato... I miei c'era Fortnite, visto che non ho cellulare. Ho capito, pensa un po'. Però vedi, sì, è stato alla fine anche uno strumento, oltre che un gioco. Sì. Mi dicevi che Fortnite è gratuito. Sì. E quanti utenti hai detto che ha? 250 milioni. 250 milioni di utenti. Ora tu immaginati, sì, 250 milioni di persone che si collegano tutte a questo mega server. Non so se sono proprio... adesso tutti attivi. Sì, beh, ovvio. Magari uno non gioca da qualche mese. Qual è lo scopo di questo gioco? Cioè, mettiamo, io adesso installo questo gioco e ci entro dentro, no? Che cosa succede? Cosa devo fare? C'è quest'isola. Sì. Tu vieni portato da questo bus volante. Sì. E salti sull'isola. Apri il paracadute e atterri sull'isola dove vuoi. Ok. C'è questa tempesta che ti fa danno, che si chiude per far incontrare i giocatori nella mappa, perché è una mappa molto grande. Ok. Quindi si chiude, se stai fuori dalla tempesta, muori, non istantaneamente, ma comunque ti fa molto danno. Ok. E alla fine l'ultimo giocatore che rimane vivo, vince. Cioè, ci spariamo, magari potrebbe anche essere uno contro uno muore dalla tempesta, ma hai comunque vinto. Ho capito. Cioè non devi ucciderli tutti, basta che sei l'ultimo vivo. Che esatto. E la quest'isola è un'isola casuale oppure forse lo puoi anche scegliere, però? No, è sempre la stessa isola. Ah, sempre la stessa isola, ok. Sì, però è molto vasto. Da luglio 2017, dove hanno fatto il gioco, mi sembra, comunque più o meno lì, fino a ottobre del 2019 c'è stata una mappa. Ad ottobre 2019 hanno fatto il super evento in live dentro al gioco, dove partivano missili, tutta un'animazione enorme, dove la mappa si è andata a risucchiare in un buco nero. Sì, e... devo parlare, sì. E cosa sì, adesso è venuta quella nuova, da ottobre. Ah, ho capito. E invece, il discorso della personalizzazione, perché tornando a Blender, no? Sì, sì. Tu hai la possibilità di personalizzare proprio il tuo personaggio. E nel senso, tu adesso hai iniziato facendo le copertine, quindi hai importato il personaggio, l'hai importato in Blender, hai aggiunto delle cose e con questo hai fatto le copertine. Però, secondo te, te lo chiedo, puoi invece modificare l'aspetto del tuo personaggio e utilizzare questa modifica all'interno di Fortnite? No, all'interno di Fortnite no, non puoi. Non è peccato. Forse gliela puoi mandare a Fortnite e se proprio vuole la può implementare, ma non credo. E le schermate di caricamento invece le implementano.
Cioè, okay. uno fa una schermata di caricamento, sì, e la manda alla Epic, che è quello che fa Fortnite, sì, e la mettono dentro il gioco. E ti mettono anche le credenziali, nel senso che le fa vedere, sì, che le, sì, fatto. Beh, quello, sì, sarebbe una bella soddisfazione. Fatto da Emily Nickname, mi sembra. Ho capito. Beh, quello potrebbe essere carino. Sì. Scusate l'assenza momentanea. Windows mi ha fregato, ma ha fatto il riavvio. Non, bravo, niente. Dillo più forte, dillo più... Ciao. Perché la potenza è nulla senza il controllo. Senza Mac. No, perché col Mac non puoi usare i CUDA. Vabbè, però non si inchioda, cioè, digli poco, no, scusate. Scusate. Scusate, c'è solo questo piccolo vantaggio, piccolo. Il mio è un computer del fine 2013, cioè ancora sette anni, non l'ho mai dovuto formattare. Avete presente cosa vuol dire mai formattato? Basta, dico più altro. Va bene. Martino, ci fai vedere qualcosa? Hai voglia di farci vedere qualcosa? Sì, vi faccio vedere le schermate finite e poi magari un progetto. Sì, va bene. Ciò che vuoi, non ti preoccupare. Certo. Questi sono i miei vari progetti. Le schermate finite. Bene, bene. Per esempio, qui è un personaggio di Fortnite. C'è questo enorme scontro tra i giocatori da controller e quelli da tastiera. E qui questo personaggio gioca da tutti e due, riesce a giocare da tutti e due. Quindi, per esempio, ha tutto il sorriso, gli ho aggiunto gli occhiali da sole e le fa volare perché, diciamo, è un dio, visto che sa fare tutte e due. Bello però questa cosa dello scontro tra tastiera e controller. Tu da che parte stai? No, io gioco controller e praticamente quelli da tastiera continuano ad essere arrabbiati con quelli da controller perché quelli da controller hanno la mira assistita. Alla fine non mi... Invece quelli da mouse... Cosa? No, mi sa che si è rifrizzato un'altra volta. Ah, Alessandro, male. No, mi state sentendo, ragazzi. Ma non mi muovo. No, adesso ti muovi. Sì, ok. Ok, io sto dalla parte del... Ma vai. La mira assistita ti dà più possibilità di vittoria, insomma, hai un... Sì, ma veramente tanto. Una volta ho provato a disattivarla, non riuscivo proprio a giocare. Zero totale. Non prendevo nessuno una volta. Ho capito. Però quelli da tastiera sono di solito sempre più forti. Quindi mi sembra giusto che quelli da controller abbiano la mia assistita. Questo era una schermata fatta solo per fare un video velocizzato su come facevo le cose dentro Blender. Quindi su YouTube ho fatto un video su come ho fatto questa schermata. Sì. E non è niente di speciale, non è che abbia una storia dietro, però questa è la prima che ho iniziato a usare i pannelli come le luci, prima usavo i soli. Ecco, e quindi tu la scena che vediamo qui è renderizzata proprio in Blender, quindi l'illuminazione che vediamo viene da quella che hai fatto tu proprio. Non è... Sì. Cioè, ok, hai utilizzato i pannelli, hai detto. Sì. E poi su XDIC questo metto gli sfondi e li sfoco. Vabbè, tutto sommato però l'illuminazione non è fatta male. Noi di solito con Francesco vediamo molto di peggio, vediamo immagini troppo scure, immagini male, dove non c'è dettaglio, no? Perché la luce ha capacità di dare veramente tantissimo dettaglio alla scena. Quindi bisogna dirlo. Bene. E hai quindi un tuo pubblico, no? Suppongo. Sì, piccolo, molto piccolo. Vabbè. Non so neanche se è un pubblico o è fatto da una persona ormai. Questa l'ho fatta ieri. Uh-huh. E forse questa l'ho illuminata anche un po' troppo. E qui hai fatto anche la questione del volto, no? Un po' troppo piatta perché, per esempio, si vedevano molto di più tutti i muscoli. Uh-huh. E ora non si vedono molto. Ecco, lì la posizione della luce può fare la differenza, effettivamente. Esatto. Bene, ma questo ti assicuro che molto, molto lo apprenderai adesso con il tempo, andando avanti, quindi non ti devi preoccupare. Dicevi che quindi hai un piccolo pubblico. Sì, molto piccolo.
non, come dicevamo prima in privato, non, questo non ti deve demoralizzare, perché il pubblico cresce, e talvolta magari cresce tanto, d'accordo, e può anche capitare che faccia magari qualcuno faccia anche retromarcia, no? Quindi magari può succedere che non ti segua più, e quindi potrebbe anche avvenire un calo, ma di questo non ti devi preoccupare, è fisiologico. Come diceva Francesco prima, è chiaro che bisogna chiaramente dare al pubblico ciò che vuole, e quindi se il tuo pubblico vuole vedere skin, ma soprattutto vuole con la tua voce, no? con la tua giovinezza, vuole spiegato anche Blender, perché no? D'accordo? Noi chiaramente sappiamo che il tuo pubblico è un pubblico giovane, quindi fatto soprattutto di ragazzi che vogliono condividere con te, vogliono magari imparare da te come tu sei riuscito a fare determinate cose, e quindi su questo, a parer mio, devi lavorare. No, Francesco, cosa ne pensi? No, io, come dicevo prima, l'importante è la costanza, poi le cose vedrai che arriveranno. Sì, volevo dirvi che qui ritornata a Fortnite, adesso sposto un attimo, questo è il bus che portava i giocatori, che si è schiantato in una partita, e questo è il gonfil, la mongolfiera, diciamo, che lo fa restare in aria. Questo l'hai schiantato tu o è una scena in Fortnite effettivamente che esiste? No, esiste. Esiste, ok, sì. No, ma perché io non l'avevo mai visto, non sono un grande giocatore di Fortnite, ma non mi era mai capitato di vedere l'autobus schiantato sul terreno, quindi avevo immaginato l'avessi potuto fare tu. Se non è successo veramente in una partita, è stato fatto in un video, cioè un video che ha pubblicato Fortnite, e poi è stato il bus schiantato sull'isola. Cioè non è che in una partita i giocatori si sono schiantati ed è finita la partita. I modelli che puoi scaricare da Fortnite sono solo i personaggi, o puoi scaricare anche altri tipi di oggetti? No, posso scaricare molto. Adesso vi faccio vedere qui, questa è la pagina da dove scarico. Sì. Qui ci sono i backgrounds. E adesso non ho visto tutto, comunque qua sono i personaggi. E soprattutto guardo dei personaggi negli extra. Ho visto una PlayStation 4 o una tastiera, da dove ho preso prima anche gli HDR. Qua sono le varie cure, comunque c'è veramente molta roba. È carino, perché si potrebbe lanciare un piccolo contest di fare un'immagine proprio utilizzando questi oggetti, creare una scena da videogioco. Eh sì, potrebbe essere interessante, perché no? Sarebbe bello coinvolgere appunto il pubblico giovane, ecco, che ti segue. Potrebbe essere anche interessante, ma secondo me sarebbe anche interessante che tu, oltre a proporre diciamo tutte questi oggetti che sono già pronti, insegnassi proprio a gestirli o addirittura a crearli. Questo sarebbe fantastico, un po' più in là. Sì, ma devo ancora imparare a crearli. Assolutamente, no, era infatti rivolto al futuro. Sì, torno sulle schermate, se va bene. Sì. Okay. Adesso... ho sbagliato praticamente tutto, sinceramente. No. Intanto adesso non mi piacciono queste ombre qua dietro, tutte queste. Non mi piace il fatto che lei guardi in alto. Uh-huh. Ho messo dietro. È ottimo. Il fatto che tu sia critico in queste cose ti porterà sicuramente a cambiarle. Per cambiarle dovrai studiare, quindi e devi raggiungere quello che piace a te, proprio per acquisire la tecnica per farlo. Bene, questo è un ottimo punto di partenza, direi. Tu adesso hai ci stai facendo vedere delle immagini sovrapposte, no? Cioè tu hai lo sfondo dietro al quale hai messo il personaggio. Sì, cercavo di prendere
il gradiente per farvelo vedere meglio, ma no, va bene. Abbiamo la possibilità di queste cose. Avrai la possibilità, vedrai, di farlo direttamente in Blender. In pratica, Martino, tutti questi oggetti, queste mesh sono in T-pose, no? In posizione T, poi tu le muti per far prendere il fucile in mano o organizzarsi, no? Sì. Sì. Riesci a farsi vedere un file di Blender? Cioè, faccio tutta la pose da zero. Sì. Questo credo sia il miglior progetto che ho fatto, meno quello che piace di più a me. E dove erano i personaggi più rari del gioco che si abbracciavano. Almeno quella di destra è ancora molto rara, quella di sinistra l'hanno fatta riuscire nel negozio, quindi non è più rara. E, avevo fatto due diverse, erano la stessa schermata, però erano, non so come dire, lo stesso progetto, però due diversi parti. Quindi magari in una teneva il fucile sulla schiena, e nell'altra lo teneva direttamente in mano sul fucile, come lo teneva direttamente, teneva il fucile direttamente in mano. E quindi tu l'hai messo in posa tu, e anche, quindi anche la direzione del loro sguardo la riesci a modificare. Sì, sono personaggi già rigati, ho visto i video che ha realizzato Martino, sono personaggi già rigati in pratica. E quindi lui sposta i vari rig per raggiungere i vari bonds, per raggiungere poi quello che gli interessa, e vedo che lo fa anche bene, perché la posizione è una posizione già accattivante, no? Quindi sì, abbastanza, cioè hai le idee chiare, Martino, questo si vede. Che computer utilizzi? Che macchina è? Cioè? Un MacBook Air. Ok. E è lo stesso che usi per giocare? No, gioco da controller con la PlayStation. Ah, sì, è vero. Scusami, l'avevi anche detto. È vero. Sì, perché da Mac va malissimo. Nonostante, si vede, la grafica è molto male, molto brutta. Infatti tutti giocano da PC, da Fortnite, se devono scegliere un computer. Eh sì, la PC è un'altra cosa, Fortnite, effettivamente. No, io lo vedo perché anche i miei ragazzi giocano su Fortnite, li conoscono tutti. Sono molto, molto presi in questo gioco. Ecco, vedi che avrà già due... Ti sentiamo male, Martino? Vado. Forse c'è un po' di lag. Ah. Se volete vi faccio vedere un altro progetto. Sì, sì, no, è chiaro, vai, tranquillo, noi siamo qui per... No, ok, non ero sicuro che aveste sentito. Solo... Noi ci stiamo facendo anche un'idea, perché vorremmo anche, diciamo, nel tempo assisterti, consigliandoti dove andare a concentrare maggiormente la tua formazione, in maniera tale da prendere il meglio subito per arrivare in pochissimo tempo ad essere un buon, se non ottimo, conoscitore di Blender. Sì, ho sentito tutto a scatti gli ultimi momenti. Sì, c'è un po' di lag. Questo è il primo progetto che io abbia mai fatto. Un progetto simile, quindi un pugno che guardava l'orizzonte come se fosse, diciamo, vero, e quindi ho provato a riprodurlo e sono riuscito a fargli, veramente molto fiero che sono riuscito. Come sono di nuovo? Come siamo più o meno? L'espressione non l'ho modificata tanto, ho solo aperto un po' la bocca.
Non vi sento più. Sì, ci siamo, ci stavamo ascoltando. In effetti la connessione secondo me rallenta perché anche la condivisione dello schermo rallenta un po' la banda. Sì. Però ti sento. Alessandro, tu ci sei? Ci sono. Sì, non ti stiamo sentendo più in realtà. Come è successo che questo progetto è diventato molto luminoso anche se non ho messo nessuna luce. No, Martino, purtroppo ti stiamo sentendo davvero a scatti. Non stiamo capendo cosa stai dicendo. Sì, bisogna... Mi dispiace. Per me era Blender che rallentava, perché secondo me quando fai vedere la rotazione del personaggio sono molti dati, anche adesso con le immagini statiche non ci sarà il problema. Avevo detto che è venuto comunque molto luminoso anche se non avevo messo nessuna luce. Era l'immagine, la luce ambientale, quindi probabilmente. Sì, forse. Se vi va bene continuiamo con le immagini o se volete vedere ancora un altro progetto 3D. No, più che altro vorrei sapere da parte tua cosa stai preparando per il futuro, cioè qual è la tua idea di organizzazione del tuo canale, di quello che vuoi fare in generale, eccetera. Beh, faccio soprattutto tutorial, sia di, ne ho fatto uno di Blender, un po' così, e uno su come montare video sui movie e poi molti tutorial su come fare certe cose dentro a Fortnite. Ok, ti piacerebbe fare anche dei tutorial per indirizzare i tuoi, diciamo, il tuo pubblico all'uso di Blender? Questo sarebbe, secondo me, molto, molto importante anche per avere un pubblico di appassionati al tuo canale, in maniera tale che porti le persone, i ragazzi, no, i tuoi coetanei utilizzare Blender, ma conoscendo che cosa? Ma che parte dallo scaricare, d'accordo, all'interfaccia, magari raccontando dei problemi che hai avuto tu con, esatto. Con proprio con di approccio con il software, no? Che sì, tu hai avuto difficoltà con l'interfaccia, ecco, queste difficoltà possono essere alleviate ai tuoi coetanei quando tu dici, guardate, io ho avuto difficoltà qua, questa cosa qua, l'ho risolto così, e questa cosa qua mi ha aiutato tanto e mi ha permesso di andare avanti. Questo sarebbe molto utile per il tuo pubblico. Avresti riuscito... Sì, ma io praticamente non ho un pubblico. Adesso non hai il pubblico, ma noi là dobbiamo arrivare. Esatto, sì. Il pubblico arriva, tu offri dei contenuti e vedrai che il pubblico arriverà. Prendi per buono quello che ti stiamo dicendo, poi magari fra qualche tempo ci risentiamo e vediamo come va, no? Potrebbe essere un'indicazione utile o magari abbiamo fatto un buco nell'acqua, magari tu ci potrai dire un domani, raga, ma che avete detto? No, vedrai che avrai del soddisfazione. Mi raccomando la costanza, non arrenderti, insomma, vedrai che non c'è nessuna fretta, tu poi sei giovanissimo e volevo semplicemente dire che qua credo mi è piaciuta molto l'illuminazione che mi è venuta e questo progetto non è molto speciale perché non è niente di speciale, insomma tiene solo il fucile in mano e mi sembrava che quel giorno ero un po' arrabbiato, quindi gli ho fatto l'espressione arrabbiata con il fucile in mano. Però. Ci sta, giusto. Però è bello che tu sia così critico sul discorso dell'illuminazione. È molto positiva questa cosa qui, che guardi molto questo aspetto. Sono d'accordo. Qui stavo dimostrando che... Fermo un attimo, giusto? Sì, dicevi? Stavi dimostrando? No, che volevo dimostrare che
questo personaggio qui era, usava la tastiera, e quindi ho messo la tastiera, perché su YouTube non ho idea del motivo, ma la vedo sempre gente che ha questo personaggio ed è sempre da mouse tastiera. Quindi, ma come fai a capirlo? Come fai a capirlo che sta usando la tastiera? Perché altri personaggi, altri youtuber fanno questo personaggio con la tastiera in mano. Sì, ok, ma insomma. Ok, non zoomava più. No, nel senso che non ho idea del motivo, ma praticamente tutte le persone che hanno questo personaggio vedo che giocano da tastiera. Ma come fai a vederlo? Questo non capisco. Ah, da YouTube. Hanno registrato i loro tasti sulla tastiera, oppure comunque quando Fortnite ti dice su PlayStation X per aprire il deltaplano, lì mette un tasto della tastiera tipo F per aprire il deltaplano o E per aprire il menu della costruzione, sì, quindi comunque dai, si capisce che è la tastiera. Ok. Quindi sì, usare la tastiera. Uh-huh. E l'ho fatto tenere una pistola in mano che nel gioco si chiama Deagle. Bene, quindi hai raccolto delle informazioni accattivanti per tutto il pubblico che segue questo personaggio. Hai fatto bene, bravo. Bravo. Ma infatti noi, io e Francesco, abbiamo notato tante cose, tante piccole cose che ci portano a pensare che andando avanti avrai un buon seguito, e questo è importante. Dimmi, Martino. Sì. Qui questo personaggio sorride perché, cioè, ho inventato io la scena, perché ha appena fatto un'uccisione e quindi si è messo gli occhiali da sole e tutto, perché sapeva che la persona che aveva ucciso lo stava osservando. Praticamente quando uccidi uno, quello che hai ucciso vede come vedi tu, quindi vede che stai costruendo, vede proprio come vedi tu lo schermo identico. Sì. E quindi è come se uno ballasse alla fine di un'uccisione. Secondo me, gli ho fatto tenere il pompa così, molto fiero, gli uh-huh. occhiali da sole, lo sghignazzo. Sì, ho capito. Sì. Vedi, Francesco, c'è proprio dietro tutta una logica, non è solamente un. Sì, c'è anche una storia che da raccontare. Bravo. Invece, qua non c'è nessuna storia, l'ho semplicemente fatto per divertimento. Sì, purtroppo in questa non c'è nessuna storia. Ci sta, sono anche esperimenti, anche visivi, accoppiamenti di colori, sì. In generale, va bene, va benissimo. Molto bene. L'ho fatto sulla mano, che mi piaceva molto, che facesse così come se si stesse slanciando verso di là, mm-hmm. verso a sinistra. Comunque non c'è una vera storia in questo. Mm-hmm. In questo invece sì, abbastanza. Avevo già detto prima che c'erano queste due skin che sono i personaggi, le skin sono i personaggi, quindi probabilmente continuerò a chiamarle skin, perché ormai le chiamo da sempre skin. Comunque, i personaggi, questi due personaggi qua erano i più rari del gioco. E quindi le ho fatte abbracciare, o li ho fatti abbracciare, se intendiamo i personaggi, ed erano molto felici di essere le più rare del gioco, e quindi, per esempio, qui lei ha fatto vittoria, ha fatto il simbolo della vittoria, sì. Oppure anche qui è fiera col pompa dietro, questo è più sorridente dell'altra. Qual è l'arma più forte in Fortnite? Non lo so, credo, cioè, potrebbe essere anche un'arma che hanno tolto, o un'arma che è diretta in gioco, dipende dalla domanda. Vabbè, la tua preferita? Vabbè, la mia preferita allora è il fucile pesante da combattimento. Ok. Sei un tipo tosto, eh? Sì, praticamente è da usare da... Boh, non so se vi interessa adesso. No, vabbè. È da usare da... corta o media distanza, e farà molti colpi alla volta. E questa era la versione, ecco, non mi veniva la parola, la prima versione del progetto, dove lei tiene il pompa sulla schiena
e invece qua sotto c'è la seconda versione del progetto dove tiene il fucile così. Il pompa è questo fucile qua, se ho detto pompa. Sì, il fucile, sì, so, io il vedo i video e so che li chiami pompa perché probabilmente terminologia un po' anche utilizzata insomma nel mondo di Fortnite, suppongo, fra ragazzi che giocate, è chiaro. Bene, Martino, io ti ringrazio, siamo andati un po' oltre, avevamo una trentina di minuti, mi fa piacere che abbiamo voglia di allargarci e di andare avanti, ma dobbiamo ahimè salutarci. Francesco, un'ultima battuta? Ah, oddio, non ce l'avevo pronta. Vabbè, Martino, no, allora... Torna in camera, Martino, se puoi levare la condivisione dello schermo. Ok. Adesso hai ancora tutta l'estate davanti per settembre devi diventare bravissimo a usare Blender. Quindi, noi probabilmente ti risentiremo a settembre, no? Un po' come si fa a scuola. No, scherzo, quando tu sarai pronto e avrai voglia di farci vedere qualcosa, Martino, contattami tranquillamente. Okay. Anche nel tramite chiaramente di tua madre, non ci sono assolutamente problemi, e vediamo un attimino cosa sei riuscito a fare nel futuro, va bene? Quello che ci interessa davvero, e insisto, quello che ci sta a cuore è la tua formazione adesso, quindi imparare bene Blender e quindi cominciare ad utilizzarlo a 360 gradi, conoscere le potenzialità che sono veramente infinite. Volevo provare a fare la maglietta del personaggio, perché vedo che molti praticamente hanno sul canale YouTube il loro simbolo, quindi si fanno la maglietta col loro simbolo e la fanno indossare al personaggio. Bravissima. Quindi vorrei provare a farne una anch'io con magari il mio nickname sopra. Guarda, l'hai pensato, con Blender puoi farlo, quindi non ti preoccupare. Sì, sì, infatti ho visto molti video come fare le magliette personalizzate su Blender. L'ho cliccato, ma non ho, cioè l'ho visto, ma non ho ancora mai provato. Bene. Prima di arrivare a quel punto, devi avere più conoscenza dell'interfaccia del software. È una cosa alla volta, una cosa alla volta. Vedi che arriverai a un ottimo punto, va bene? Martino, io ti ringrazio tantissimo per essere... No, grazie a voi. Chiaramente ringrazio i tuoi genitori per l'autorizzazione che ci hanno dato a poterti intervistare, a fare questa chiacchierata che è stata davvero molto bella. Noi siamo davvero contenti di averti avuto qua. Non siamo abituati chiaramente a parlare con un giovane come te, quindi perché noi chiaramente siamo genitori, il nostro pubblico è fatto normalmente di genitori. Averti qua per noi è stato veramente un grande piacere, perché sei giovane, sei in community, perché sei iscritto a Blender Italia, quindi fai parte della community di Blender Italia, sei il più giovane youtuber che parla oggi di Blender, o almeno io non ne conosco altri, e quindi questo per noi è davvero davvero molto importante. Per questo abbiamo voluto parlare con te e ci teniamo davvero tanto a seguirti nel tuo futuro, per la tua formazione. Beh, quindi rimaniamo chiaramente in contatto. Sul sito tu trovi tutto quello che c'è a disposizione per poter imparare Blender, grazie a Francesco, che è il nostro responsabile formatore nell'associazione Blender Italia, quindi è lui che si occupa di tutta la branca formazione, no? E quindi c'è tutto quello, veramente tutto quello che vuoi, con una mentalità aperta, come hai potuto vedere, penso, nel sito, nella community, eccetera, va bene? Su Facebook, so che non sei iscritto a Facebook, questo è un bene, te lo assicuro. Il sito ci siamo noi, in qualsiasi momento ci puoi contattare, siamo moderatori, quindi puoi contattarci in qualsiasi momento, va bene? Okay. Bene. Grazie mille dell'opportunità ancora. Ciao Martino, grazie a te. Grazie davvero a te, grazie Martino. Una buona serata, salutami i tuoi genitori, che ringrazio davvero tanto. Ok? Ok. Ciao, arrivederci, Martino. Buonasera. Ciao. Nel frattempo poi do altre informazioni, va bene? Okay. Ciao, arrivederci. Ciao, buonasera. Ciao. Bene, caro Francesco, siamo ancora online, diamo alcune informazioni, no? Innanzitutto è veramente, veramente incredibile che un ragazzo così giovane si sia messo in discussione e che ha tanta voglia di fare.
quando mi ha detto l'età sono rimasto perché ecco. Ha figli della sua età, no? Sì, un anno in meno. Quindi è particolare questa cosa qua. Sì, io vedo anche mio figlio Lorenzo che si mette con Blender, però non muove bones, non mette le figure in posa, hai visto? C'è proprio tutta una ricerca dietro della posa, eccetera. Questo è veramente, veramente bisogna dare atto. Volevo dare due informazioni, no Francesco? Noi ci fermiamo, no? Ci fermiamo sia con Blender Italia Live, ma ci fermiamo anche con... Aspettando la mezzanotte. Sì, oggi è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Mia moglie qualche urla dietro, dice finalmente, non so se si è sentito. ma dire Katia che poi ci rivediamo a settembre. A settembre, ancora la data da decidere, no? Adesso vabbè, insomma, vediamo, ecco, non è che abbiamo dei palinsesti. Però è importante dire che noi non ci fermiamo. Magari quello che diciamo qui magari lo ripetiamo anche dopo, più tardi. No, il discorso è questo. Abbiamo tantissime cose da fare perché, come ben sapete, Blender è in continua evoluzione, le novità sono tantissime e quindi dobbiamo evolverci anche noi, non possiamo rimanere indietro e quindi abbiamo bisogno anche un pochino di studiare. cioè, oltre che così è, giusto, ogni tanto bisogna che ci mettiamo un attimo a imparare anche noi quali sono le novità e poi anche cercare di fare in modo che ne possano fruire anche le altre persone. Sì, è un po' tutta la logica, no, della formazione, ma magari ne vogliamo parlare dopo Sì, va bene, comunque. Esatto, ne parliamo dopo così sì. Vi costringiamo a seguirci fino a mezzanotte. Sì. assolutamente. La moglie scrivono in chat. Ragazzi, grazie per averci seguito pure questa sera. Capisco che insomma è stata una puntata un po' particolare, un po' assai diversa, diciamo, da quelle di sempre. Però ritornando su Martino è davvero incredibile. Ragionandoci che un ragazzo di 11 anni riesca a fare si sia messo in moto già già produca, ecco, questi piccoli video. Utilizzando tecniche che in fase formativa vengono veramente toccati come argomenti veramente molto avanti, già siamo oltre la formazione di base, va bene? Martino ha fatto il contrario, ha cominciato a studiare le cose complicate e poi a studiare la base, quindi... ma glielo perdoniamo, dai. va bene, comunque niente, allora noi diciamo a settembre, ma perché diciamo settembre? Potrebbe essere anche ottobre, comunque è perché di solito a settembre ricomincia la scuola, no? E questa cosa c'è rimasta, no? Ma anche nel lavoro, io sai quante volte dico sì, poi ne riparliamo a settembre, perché a settembre un po' riprende, Covid permettendo, di solito a settembre riprende un po' la vita lavorativa in generale, la scuola, il tram tram riprende perché effettivamente noi tutti abbiamo questo ciclo, no? Questa pausa che agosto insomma è tutto bloccato. Sì, le grandi date di rientro alla vita, diciamo, all'ordinario, quindi alla frenesia, eccetera, sono subito dopo l'epifania, no? E diciamo i primi a settembre, ecco. Infatti, non so se ti hai mai fatto caso, ma di pubblicità, non so, delle collane che si vendono in edicola, no? È il classico, è settembre. Esatto. Anche nel mondo dell'edilizia, quando è che si ricomincia a fare le visite per vendere gli appartamenti, per le compre? È tutto sempre a settembre. A settembre le persone si risvegliano e devo ammettere che anche nelle statistiche del canale YouTube si vede proprio a settembre c'è una ripresa adesso. Ma ci sta, dai, adesso quest'ora bisogna andare fuori a prendere un gelato e... per questo insomma noi è meglio che andiamo a fare altro, perché io mi dedicherò soprattutto a piccoli veramente piccoli tutorial, piccole pillole per Blender. Tu hai il tuo bel da fare, quindi non sarà cambiamo solamente
Esatto, ci siamo, lavoriamo in background. Esatto. Io in questo caso adesso sto seguendo non solo l'Italia Live questa sera, mamma mia. Ecco, ma io dico, ma chi ha fatto il calendario? Dimmelo al grande pubblico che fate. Chiaramente noi siamo adesso impegnati con i corsi per gli associati, abbiamo il corso di stampa 3D con Davide Re, abbiamo il corso per lo sculpt con Matteo Cuccato e chiaramente il corso con Malisan per quanto riguarda Grace Pencil. Chiaramente il calendario organizzativo è stato lasciato ai formatori. Perché giustamente... Ah, pensavo che l'avevi organizzato tu. No. Era una battuta. Ti ha parlato la data di Malisan e non me la sono sentita sinceramente di dire a Malisan no, questo venerdì no, perché io ho il Blender Italia Live. Mi sono, diciamo, sacrificato, infatti stasera sto impazzendo. Poi questo aggiornamento di Windows, così ne approfitto per dire questo. Io purtroppo non ho fisicamente potuto partecipare alle dirette che invece sono fondamentali, cioè fondamentali, sono molto utili perché si possono porre le domande all'insegnante. Però so che sono lì, ci sono tutte a disposizione, quindi lo dico anche per chi magari non è associato. Tutti questi corsi sono prodotti grazie all'Associazione Blender Italia, sono tutti bellissimi, davvero bellissimi, li sto vedendo in differita un po' alla volta, e saranno a disposizione anche di chi arriva dopo. Quindi, insomma, è qualcosa di prezioso, ecco, di davvero utile. C'ho Karin, mia moglie, che sta facendo sculpt. Fammi capire, tu fai sculpt mentre ancora devi finire la scrivania, però? questo io lo dico. No, non mi occupo di un'altra cosa. Ma io lo dirò. Va bene. Francesco, ci vediamo sul tuo canale dopo, anzi... Sì. Blender Italia Live, adesso che finisce, invito tutti coloro che ci hanno seguito, che sono tanti, come sempre, vi ringrazio veramente di cuore. Seguiteci adesso che finisce Blender Italia Live sul canale di Francesco Andresciani, perché andremo verso la mezzanotte, andando verso la mezzanotte. Va Facciamo bene? Un po' un attimo di pausa, anche perché io non anche per lanciare video, le dirette adesso sono negato. Infatti io devo anche salutare Marisan e che sono di là, va bene? Dai, ti lascio chiudere la serata con Malisan e poi ci rivediamo nel mio canale aspettando la mezzanotte. Vi aspetto. Sto arrivando, ciao, ci vediamo di là. Ciao a tutti.